Trend Italia 2022 continua. Come sapete, da 4 anni non si teneva questa manifestazione. Il fermento è tantissimo, la voglia di ricominciare il business nel migliore dei modi è immenso e ci troviamo nello stand di FAS International S.p.A. con Luca Adriani, l'amministratore delegato dell'azienda, e il suo presidente Matteo Marzotto, per andare a scoprire che cosa è successo negli ultimi 4 anni. In casa vostra ci sono tantissime cose che nel frattempo sono accadute, a cominciare dal cambio del marchio. Sì, il cambio del logo per un impegno poi morale verso il fondatore, il papà, che ha tracciato poi la via 55 anni fa. Lui diceva sempre che tutto si può vendere tramite un distributore automatico. Oggi col nuovo logo e soprattutto con il nuovo payoff Anyplace Anybusiness stiamo raccogliendo questo sogno che oggi sta diventando realtà. E ci presentiamo appunto a Venditalia dopo 4 anni di silenzio con un logo rinnovato ma anche una nuova business unit chiamata Solutions, dove troverete tutte le potenziali e possibili applicazioni del vending inteso come distribuzione automatica. Luca, quando nel 2010 abbiamo iniziato Vending TV, tu sei stato uno dei primissimi ad essere intervistato. Ricordo bene che anche tu hai avuto un attimo di sorpresa, ma anche di piacere nell'andare a riconoscere una nuova tipologia di strumento per la comunicazione, per il vending, che nel frattempo ha iniziato a crescere. Anche voi avete dato una svolta al settore. Papa Antonio 55 anni fa ha dato un grande impulso al settore con i primi distributori di piatti rotanti. Oggi voi, con un nuovo logo, un nuovo claim, Any Place Any Business, andate a dare una nuova svolta a questo settore. Sì, beh, intanto vorrei dire che il cambiamento non deve far paura. Può al limite creare qualche momentaneo dissesto, ma fa parte del processo di miglioramento. Per cui, come ho creduto nella tua Vending, neonata Vending TV, io credo che qualsiasi tipo di cambiamento, e poi a maggior ragione oggi dopo 3 anni di continui cambiamenti, sia necessario impostare dei nuovi business, dei nuovi modelli di business e perseguirli, perché comunque il mondo è in profondo cambiamento e credo di non scoprirlo io. E allora ora passiamo al presidente dell'azienda, Matteo Marzotto. Matteo, intanto benvenuto. Sono 4 anni che non abbiamo interviste in sede, quindi a Venditalia, e dunque sono 4 anni che non sono ancora riuscito a intervistarti in video. È la prima volta. Siamo riusciti però a parlare con tanti altri strumenti, spesso anche digitali, proprio per intervistarti. È la tua prima Venditalia. Qual è la tua percezione di questa grande fiera internazionale? Io direi addirittura la prima al mondo nel settore del vending. Beh, allora, innanzitutto sto imparando, e questo è, anche se ormai è 2 anni che sono in FAS, ho una tradizione in alcune vite precedenti di avere frequentato fiere di tutti i tipi, sia da espositore che da organizzatore di fiere, e quindi ho un po' l'occhio, diciamo, un po' l'abitudine in qualche modo. Ecco, quello che vedo è innanzitutto una dimensione media degli stand meravigliosa, e degli stand come il nostro particolarmente brillanti. Qui c'è investimento, c'è riflessione, c'è un grande sforzo, diciamo, oltre che materiale, anche così di creatività, che credo sia quello che intende rappresentare un po' la nostra azienda. Ecco, Luca Adriani e Mariangela e la loro storia sono pieni di cambiamenti, e cercare di leggere, diciamo, non il conto economico dell'anno ma i 5 anni a venire è una, come dire, un'attitudine che credo abbiamo condiviso
quando hanno deciso di aprire il capitale e insieme, io sono una piccola minoranza, però insieme condividiamo un cammino che è fatto proprio di cercare di, con umiltà ma con ferrea determinazione, leggere dove questo mestiere ci può portare. Sostanzialmente credo di poter affermare che noi non siamo produttori di macchine, ma siamo produttori, esecutori di sistemi, siamo pensatori di sistemi per capire che cosa serve ai nostri clienti. Antonio Adriani, che io purtroppo non ho conosciuto per poco, diceva che tutto è distribuibile attraverso una macchina. Allora il concetto era della macchina elettromeccanica, oggi invece il concetto è del sistema che può sostanzialmente affiancarsi a qualsiasi modalità distributiva di retail. Ecco. Credo che Venditalia, lo auguro a Venditalia, prima di tutto però lo auguro a noi, di continuare a perseguire questa visione. Cioè noi, il tema non è l'ultimo metro, il tema è porre il nostro cliente davanti all'ultimo centimetro nel modo più sicuro, meno impattante, più intelligente, più comodo. Quindi non è più l'interazione con la macchina fine a se stessa, ma è un po' di più, tenendo conto del fatto che sappiamo che ci sono un certo numero di minuti al giorno, alcune decine di milioni di persone come noi, che interagiscono non con un elettrodomestico o con un, ma devono essere parte di un sistema. E quindi questo, la nostra filosofia è molto cambiata, secondo me, in questi ultimi anni. Ed è tanto cambiata che quest'anno, Luca, voi presentate più novità e in termini di modelli e in termini di sistemi. Qui nello stand abbiamo la partecipazione di un'azienda che si chiama Wurt, abbiamo la partecipazione di altra azienda di ristorazione automatica, avete dei nuovi modelli da presentare, dunque da dove cominciamo? Ma abbiamo presentato i famosi case history concreti, perché poi le partnership che noi abbiamo, che ricordo passano dai distributori di bevande calde, la partnership più importante che abbiamo, più prestigiosa, è quella con Illy Caffè. Oggi, per quanto riguarda la ristorazione, presentiamo questa partnership con Camst per il non food, per tutta la parte di distribuzione di dispositivi di protezione individuale. Abbiamo una partnership molto forte con Wurt, Gamba Bruno, un partner diciamo primario nell'ambito del retail e della ristorazione, per cui insomma ci siamo dati da fare, abbiamo cercato, come diceva Matteo, di reinventare e leggere magari i prossimi 5 anni. Chiaramente di strada da fare ce n'è ancora molta, ma abbiamo visto che i nostri partner sono molto ricettivi, e comunque i settori in genere che non hanno toccato il settore del vending hanno veramente necessità di innovazione, e io credo che il settore del vending sia uno dei settori più innovativi che abbia mai conosciuto. E allora Matteo, io ti ringrazio innanzitutto per la tua partecipazione, in realtà ti abbiamo veramente chiamato mentre stavi facendo altro e ti abbiamo detto vieni qui, partecipa anche tu, perché per la prima volta potrai essere sui nostri schermi dopo tanto tempo. In effetti questa è la prima occasione in cui tu sei qui con noi. Che cosa ti piacerebbe fare in modo che FAS portasse avanti nei prossimi anni in termini di nuovi distributori, nuovi modelli, nuovi progetti, nuovi sistemi da proporre al mercato? A me piacerebbe essere il leader di un cambiamento culturale per il quale questi sistemi erogano prodotti eccellenti, ecco, non soltanto commodities, con tutto il rispetto delle commodities, ma anche utilizzare questo canale per prendere prodotti e servizi che potrei definire luxury, ma diciamo alto di gamma, ecco, perché queste sono macchine che garantiscono macchine e sistemi il cui utilizzo applicato nel modo corretto può garantire una qualità assoluta. Quindi non soltanto necessariamente sui cibi caldi o freddi, ma prevalentemente, ma anche per diverse altre cose che altrimenti, insomma, la mia sensazione venendo da fuori è che si banalizzi un po' tutto il lavoro che c'è qui all'interno. Gamba Bruno è
che è un lavorone che viene fatto tutti i giorni con un miglioramento continuo, che significa il taglio delle emissioni, significa l'utilizzo più intelligente delle materie prime, significa il riciclo. Noi siamo pronti sostanzialmente a leggere, lo facciamo anche in altri mercati del mondo, a leggere qualsiasi cambiamento. Ci permettiamo, diciamo, di pensare di essere tra quelli che hanno la mente aperta. Ecco, ci piacerebbe che l'Italia continuasse in questo cammino e possibilmente FAS fosse un leader di questo nuovo movimento, di nuovo vedere il futuro. Beh, di fatto FAS è una delle aziende leader non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ne abbiamo prova certa noi che abbiamo un osservatorio globale su tutto il territorio. Luca, grazie per il tuo preziosissimo contributo. Grazie a voi per dare voce a quelle che sono le nostre idee, i nostri sogni. Devo dire che la recente entrata di Matteo, di un nuovo socio nel capitale, ha portato una visione esterna che forse ne avevamo bisogno, perché sai, poi i mondi visti dall'interno, dall'esterno, assumono luci e colori diversi. Per cui io credo che questa situazione che ha visto non solo due famiglie coinvolte in un progetto, ma anche delle visioni secondo me molto, molto importanti e futuristiche. Bene, e allora grazie ancora Presidente Matteo, grazie anche a te. A voi, buon lavoro e fa molto piacere, finalmente abbiamo fatto qualcosa live perché iniziava a diventare difficile da remoto. Sì, ma fortunatamente abbiamo vinto noi, dai. Dai, speriamo bene, avanti tutta. Avanti tutta, noi continuiamo, abbiamo ancora tantissime novità tra le centinaia presentate qui a Venditalia 2022.